reddito di cittadinanza, che è la precarizzazione totale dell'esistenza dell'uomo, quindi ti tengo a casa con 700 euro al mese e sei anche obbligato ad andare a lavorare se una multinazionale gli serve un lavoratore precario a 800, quindi un disastro totale dal punto di vista, un cambiamento totale rispetto alle istanze di 5 anni fa che sono state completamente tradite. A questo aggiungiamoci amministrazione disastrosa in giro per l'Italia, noi siamo convinti che c'è tanto voto in uscita dal 5 Stelle che possiamo recuperare noi. Invece Salvini e la Meloni, che insomma, ideologicamente spesso si accoglie, anche negli anni passati si sono accostati magari anche al vostro movimento, al vostro partito, anche per loro ha usato parole, insomma, non è... Sì, allora l'idea di allearsi con Silvio Berlusconi, di ripresentare il centrodestra con il vecchio schema, quando Silvio Berlusconi già ha tradito e già si sa che tradirà ancora, è stata la cosa più sbagliata che potessero mettere in campo, quindi noi... veramente sconsigliamo chi si ritiene sovranista o chi ha a cuore certe istanze di mettere il voto sulla coalizione centrodestra, perché vuol dire eleggere i futuri Verdini, i futuri Alfano, la futura classe che tradirà nuovamente questa nazione. Quindi è più importante mandare Casapound in Parlamento, perché mandare Casapound vorrà dire avere 12-13 parlamentari sovranisti e avere 12-13 parlamentari centristi traditori in meno. Lavoro, casa, figli. Sì, noi chiediamo agli italiani di darci fiducia per mettere in campo quelle misure che servono per tornare a fare quelle cose semplici, tre cose semplici: il lavoro, che deve tornare ad essere stabile, sicuro e ben pagato, la casa di proprietà per tutti e la possibilità di fare almeno un paio di bambini per coppia. Questo vogliamo mettere in campo e questa è la base su cui costruire una grande nazione. Questa cosa si fa solo se noi abbiamo la nostra sovranità economica, la nostra sovranità monetaria, per cui tutti gli altri partiti che vi promettono tante cose e che non partono come presupposto dalla sovranità economica e monetaria vi prendono letteralmente in giro. Non si può contemporaneamente abbassare le tasse ed alzare le pensioni, come dice Berlusconi, se siamo nell'euro. Se usciamo dall'euro possiamo farlo. La prima cosa che farà Casapound dovesse entrare in Parlamento? Ma la prima cosa che faremo sarà un discorso a tutti gli altri parlamentari per dire: noi siamo qui nell'interesse della nazione e vogliamo lavorare con tutti voi nell'interesse della nazione, ma i traditori della nazione, quelli che vendono questa nazione pezzo dopo pezzo, avranno in noi l'opposizione più dura ed inflessibile che avrete mai conosciuto in Parlamento.